Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 21, teoria musicale. Reika. Una volta Aiko-chan mi ha chiesto cosa rappresentano per me Sasuke e Hiroshi. Io le ho risposto dicendo che Hiro-kun è e sarà sempre il mio La, mentre Sasuke è diventato il mio Sol. Non ha capito e allora le ho dato una piccola lezione di teoria musicale. Vedi Aiko-chan, il La in musica è la nota di riferimento che si utilizza per accordare gli strumenti. E accordare significa assegnare un preciso valore di frequenza alle varie note. Per me Hiro è un La, perché si occupa di accordare la mia vita. Gli sa dare il preciso valore, un valore che nemmeno io a volte sono stata in grado di comprendere. Però ogni buon musicista finisce con l'affermarsi ad una nota in particolare. Io ho sempre adorato il Sol, forse perché iniziando a studiare musica è stata la prima nota che ho sempre individuato sul pentagramma, l'unica che non confondevo mai con le altre. Diciamo che il Sol mi ha sempre appassionato più delle altre note, e poi è l'unica ad essere composta da tre lettere, quindi sembra più potente, più importante, ma nessuna nota ha davvero valore se è da sola. Il La dà un significato, il Sol mi incanta. Quindi Reishan sono entrambe note importanti? Sì, Aiko, entrambe essenziali per creare una melodia perfetta. Sono passati ben 4 mesi dalla gita scolastica. Il tempo, chissà perché, sembra sempre scorrere più velocemente quando pensi di essere felice. Alcune cose sono cambiate. Ryo e Aiko sono diventati una coppia, così come lo siamo ancora io e Sasuke. Il mio rapporto con Hiroshi è sempre stretto, ma diverso rispetto a prima. Lui dice che deve lasciarmi i miei spazi, in realtà si sta lentamente allontanando da me. Questo mi rende triste e mi fa sentire impotente. Non posso fargli promesse che non sono in grado di mantenere. Per me Hiro sarà sempre la persona più importante, ma voglio stare con Sasuke. Voglio che questa relazione abbia una possibilità, perché la prima volta nella mia vita mi sembra di aver intrapreso la strada giusta. Ho spedito i moduli di iscrizione alla Juilliard, mentre il professor Yoda compilava la mia raccomandazione e non faceva altro che piangere e dire frasi senza senso su quanto potenziale io abbia e che erano ormai anni che non aveva una allieva speciale come me. Adesso la domanda è stata spedita, devo solo attendere di sapere se sono interessati al mio talento. Se così fosse, dopo il diploma dovrò recarmi a New York per il provino di ammissione. Insomma, davanti a me c'è un principio di futuro. Di Max non ho più avuto notizie. Meglio così. Siamo giunti a febbraio e a breve sarà il compleanno di Sasuke. Oggi sono in giro per compere con Aiko e Misaki. Cosa si può regalare ad un ragazzo che ti ha restituito parte della voglia di vivere? Un bel problema. Insomma, io non ce la faccio più. Misaki si lamenta da quando siamo uscite. La sua situazione è l'unica a non essere cambiata. Continua a soffrire per Ken Ueda. Durante la gita sembrava che i due si fossero avvicinati, ma poi ultimamente Ueda ha preso a frequentare una ragazza di un altro istituto. Ed ora la nostra amica si dispera ed escogita piani su piani che vanno dalla vendetta al tentato omicidio per sfociare in promesse di suicidio. Poverina. Avanti, Misa-chan, non dire così. Prova a parlare a Ken. A questo punto dichiarati apertamente e vedi come reagisce. Del resto non è nulla da perdere. Aiko è diventata più forte. L'influenza di Ryo le fa bene, è più sicura di se stessa ed è anche più rilassata. Ma sì, Misaki, digli quello che provi, almeno male che vada ti metti il cuore in pace. Anzi, sai che ti dico? Dovresti sfruttare la festa di compleanno di Sasuke. Ueda sarà presente e la tizia che frequenta no. Avvicinalo e parlali, almeno ti levi il pensiero. Già, la festa di Sasuke. Fra meno di 10 giorni avrà 18 anni. Negli ultimi mesi ho frequentato parecchio casa sua e sono diventata amica con Takashi. Il rapporto tra i due fratelli sembra essere migliorato. Il più grande dice di avere una lunga serie di sorprese per il compleanno del minore. Sasuke avrà una festa degna di un re a Villa Kawashima. In realtà non ne voleva sapere, giustificandosi che in fondo si diventa maggiorenni a 20 anni in Giappone. Ma Takashi ha insistito chiedendomi di appoggiarlo. Così, con noi due che l'abbiamo stressato fino al limite, Sasuke ha accettato di festeggiare con tutti i suoi amici e compagni delle Ibiya. Sarà un evento storico, temo. I suoi genitori non saranno presenti, me l'ho detto ieri. Comunque, tutto scorre serenamente.
Non fosse per Hiro, questo sarebbe il periodo più bello della mia vita. Sasuke. Nemmeno morto, urlò con il Dobe che insiste con la sua ridicola idea. Quanto sei insopportabile quando fai così, Sasuke? Così come? Sei tu che proponi stronzate. Sasuke, lo devi invitare. Anzitutto, Hiroshi è ancora il miglior amico della tua ragazza. E poi anche uno studente del terzo anno della Ibiya. Ha invitato tutte le persone del terzo anno tranne lui. Farà arrabbiare Rei-chan così. Sai che paura. Avanti, cretino, non mi sembra che Hiroshi ti abbia disturbato negli ultimi mesi. Al contrario, sembra essersi persino allontanato da Rei-chan per lasciarvi più spazio possibile. Si è comportato a modo, devi riconoscerlo. È ora che voi due diventiate amici. Allarga i tuoi orizzonti, stupido. Lo dice tutto impettito. Aiko me lo sta facendo diventare una persona seria. Non so se esserle grato o incazzato per questo. Ci penserò su, adesso lasciami in pace, devo ripassare per l'interrogazione di chimica. Non ti serve studiare, il sensei ti adora. Senti piuttosto, Rei-chan ha avuto notizie dalla Juilliard. Proprio ciò di cui non voglio sentir parlare. Le cose vanno discretamente bene tra me e quella testarda. Tanto che non abbiamo più parlato di quella storia dello studiare all'estero. Ma il tempo sta volando e il diploma si avvicina. Mi domando come andrà a finire questa nostra relazione. Alzo gli occhi verso quelli blu di Rio. Il cretino oggi indossa lenti a contatto blu. Ma quando la finirà con questa fissa dello stile kawaii? Lui mi sorride come sempre, con l'aria che ti dice silenziosamente «Sta tranquillo, io sono qui». Che io sappia no, ma lei dice che di solito si prendono 2 o 3 mesi prima di dare riscontro alle richieste di ammissione. Comunque ce la farà di sicuro. È talmente brava. Pensa che ultimamente si è messa a dare ripetizioni di teoria musicale e pratica a Takashi. E lui non fa altro che dirmi quanto talento abbia la mia ragazza. È impossibile che non venga presa in quella scuola. Che pensi di fare in quel caso? Sì, insomma, la lascerei andare via? Credi che possa fermarla? Non so, Rio. Da una parte le auguro di realizzare il suo sogno. Ha talento. Ha studiato tanto per arrivare fin qui, insomma, se lo merita. Ma di contro, pensare di separarmi da lei mi fa male, cazzo. Rio si alza dal banco, stiracchiandosi e guardando fuori dalla finestra. Poi il mio amico, il mio migliore amico, dice una cosa che mi lascia senza parole. Se la prendono, hai solo una cosa da fare, andare a New York con lei. È impazzito. È la prima cosa che penso nel sentirgli pronunciare quella frase. Andare via con lei, mollare Tokyo, la mia famiglia, una laurea in economia alla Todai. Andare via con lei lasciandomi tutto alle spalle. Non si può fare. Io sono un Kawashima, non posso andare via. Rio. Sasuke ha un'espressione di disagio ben visibile e stampata in faccia. Se sapesse quanto mi costa dirgli queste cose, se andasse via davvero mi sentirei solo come non mai. Io non ho avuto una vera famiglia. E lui per me è un fratello a tutti gli effetti. Ma la realtà è che questo mio fratello si è migliorato con quella ragazza. Ed io ne sono felice. Non voglio vederlo soffrire di nuovo, perché qualcuno sceglierà qualcosa di diverso dallo stare con lui. Sasuke, non puoi perderla. E sai perché? Mi guarda con occhi che quasi implorano una risposta. Ha bisogno di sentirsi dire che c'è una possibilità per restare insieme, nonostante tutto. Perché? Perché tu la ami. In passato il mio amico ha sempre detestato sentir parlare così apertamente di sentimenti. Anni fa ha messo via quelli che provava per Takashi, l'unica persona che contasse qualcosa per lui nella famiglia Kawashima, diventando così una persona fredda e arida. Ma oggi Sasuke è una persona nuova, più matura. Deve smettere di fare le cose per compiacere la sua famiglia o per il prestigio del nome di Kawashima. Deve fare quello che vuole, quello che sente. Rega può essergli d'aiuto in questo. Una ragazza che non si è fatta intimorire dalla potenza di quella famiglia. Una ragazza che lo ha scelto non conoscendo affatto il nome di Kawashima. Una giapponese che è una straniera nella sua stessa città, ma che non si lascia piegare da niente e da nessuno. Lei gli tiene testa e questo lo aiuta a migliorarsi. Sarebbe un vero peccato perdere tutto ciò. Dopo la mia affermazione, un poco teatrale a dire il vero, esco dall'aula lasciandolo solo. Devi riflettere su parecchie cose. Nel corridoio della scuola erano di Roshi. Ultimamente quel ragazzo ha un'aria triste e anche molto stanca. Starà bene. Hiroshi.
Vieni da me stasera, ti cucino una buona tempura. Reika mi scrive questo messaggio riempendolo di smile. La mia dolce amica, Dio quanto mi manca. In questo periodo ho fatto di tutto per allontanarmi da lei. Desidero che sia felice, anche se questo vuol dire essere fidanzata con Kawashima. Vederli insieme però mi provoca un dolore al petto difficile da sopportare. A volte mi chiedo se è giusto tutto questo. Insomma, so che è la cosa corretta, la cosa normale. Il suo rapporto con Sasuke sta procedendo senza le difficoltà che ha affrontato quello con Akira. Lei stessa è più serena. Allora, perché non possiamo essere tutti felici? Perché anche io non trovo pace e mi sento obbligato a tenerla lontana da me per farla stare bene? Io che l'adoro, è la mia dolce Reika. Perché mi impongo di starle lontano? Non è giusto. Qualcosa si è rotto e non riesco a capire cosa. La testa mi fa male, ho fatto tardi anche ieri sera. E questo è il risultato. Mentre mi appoggio al muro tenendomi la tempia tra le mani, una figura che ben conosco si avvicina. Stai bene, Hiroshi-kun? È una brutta cera ultimamente. Tiene lunghi capelli legati come al solito e mi osserva con i suoi occhi scuri. Vorrei prenderlo a pugni. Sì, sto bene, Sensei Dazai. Non si preoccupi. Sono soltanto stanco, tutto qui. Mi stacco dal muro e lo supero. Naturalmente lui non aggiunge altro e se ne va nella direzione opposta. Da quel che ne so, tornando alla Ibia, ha iniziato a vedersi con un altro studente di arte. Evidentemente il lupo perde il pelo ma non il vizio. Mi viene da vomitare e prima di entrare in bagno invio un messaggio di risposta a Reika. Ok, stasera sono tutto tuo, ma cucina qualcosa che non sia fritto, ti prego. Sento già che sarà un errore, ma che ci posso fare se solo lei riesce a curare queste mie ferite del cuore? Reika. Finalmente Hiroshi-kun ha accettato il mio invito. Non voglio perdere il mio migliore amico. Non posso perderlo. So che il nostro rapporto si sta trasformando in qualcosa di nuovo, ma abbiamo già vissuto questa cosa così tante volte nel corso degli anni che è quasi normale amministrazione ormai. Sasuke stasera va a cena fuori con Takashi. Finalmente anche loro stanno scoprendo un nuovo modo di gestire il loro rapporto. Io e Hiro faremo delle belle chiacchiere. E tutto si risolverà per il meglio. Andrà tutto bene, ne sono certa. Le pensavo davvero tutte queste cose quel giorno. Pensavo che per ognuno di noi ci sarebbe stata una piccola felicità. Fu davvero inverosimile, quindi, la sensazione con la quale mi svegliai il giorno successivo.